Campo, a space to debate, study and celebrate architecture. Non c'è bisogno di presentazioni, però Francesco Careri, uno dei membri storici di Stalker, siamo contenti che c'è anche Lorenzo, l'anima, non so, a volte l'anima bianca o l'anima nera, si scambiano questo ruolo delle due anime di Stalker. E abbiamo invitato a campo Francesco Careri, puoi chiamare Ciccio. Abbiamo invitato Piccio qui a campo a raccontarci più che altro, non tanto la ricerca di Stalker, fatta e portata avanti con Stalker, con l'Osservatorio Nomade, con il suo lavoro all'interno dell'università, eccetera, eccetera, è professore associato a Roma 3, ma a raccontare la storia di un libro che lui ha scritto nel 2000, se non sbaglio, 2001 è uscito, per la Testo&Immagine, un libro su Costa, e Piccio ci racconterà, non proprio il libro, perché appunto sono passati tanti anni, ma una delle caratteristiche dei libri di Piccio, che sono dei libri che rimangono, i due libri più importanti, appunto, Costa e Wallscape, sono due libri che hanno una vita lunghissima, e di solito un saggio di architettura, un libro di architettura dura poco, ma ce ne sono pochi che durano tanto del tempo, e questo di Costa è uno di questi, anche perché è una delle pochissime cose pubblicate in italiano, forse l'unica monografia pubblicata su Costa in italiano, quindi sul fondo voi sentite il rumore, perché è quasi un rumore, ormai non più una, ma l'intervista, e che appunto Piccio è andato ad Amsterdam, ha passato un paio di giorni con Constant e ha impostato il libro, non è un'intervista, ma si è fatto raccontare, se non sbaglio, tutta la storia di Babylon e di un periodo particolare della storia dell'architettura, e appunto da questo racconto poi è nato il libro di Piccio. Sicuramente oggi lui non ci racconterà il libro, ma ci racconterà forse questa... quello che vuole, non lo so, vabbè, quello che ci racconterà, sono molto curioso, lo ringrazio di essere venuto qui a campo, e è il primo di tre interventi che ci saranno nel mese di febbraio, appunto Francesco oggi presenta, è qui in New Babylon, poi ci sarà l'11, La Beca e Louis Lemoine che racconteranno il loro modo, voi sapete sono due architetti ma sono due registi che fanno film di architettura, non vengono qui a presentare i loro film, che invece saranno presentati in altre location a Roma in primavera, ma racconteranno i libri con cui accompagnano i loro film, cioè i libri tratti dai loro film. Ultimo sarà Johan Huizinga, un altro architetto, Vanno Razzi, che ha scritto la monografia del Park Books che è appena uscita, era scritta appunto a quattro mani da Johan Huizinga e da Vanno Razzi, una parte storica, Johan Huizinga racconta un progetto recente e verrà qui il 19 febbraio. Quindi grazie Francesco. Grazie Luca, grazie a tutti voi. Quanto sono? Tutta la No, ma lo chiedo perché oggi stamattina mi sono messo lì e l'ho caricato proprio, detto, non so se mi ricordo neanche più bene le cose da dire, i concetti bene, quindi ho messo un sacco di immagini perché secondo me le Constante da grande artista, più che da grande architetto, ossia quindi anche da grande architetto, ha avuto proprio il ruolo di attraverso le immagini raccontare qual era l'idea situazionista della città. E questa è già una contraddizione, perché poi nel momento in cui gli si è messo a fare il progetto ha dato un'immagine a New Babylon, che è invece un concetto più largo forse, sicuramente, cioè alla città della deriva nata con i situazionisti, che però appunto i situazionisti erano in massima parte degli scrittori, dei poeti, e quindi lui era l'unico che in realtà produceva un immaginario spaziale, diciamo, delle pitture tridimensionali, come
nomads, come le chiamavo io, ma gli ho chiesto se secondo lui andava bene questa definizione. È fantastico, sì, sei il primo che capisce che questa qua per me, che per me non c'è differenza tra pittura, architettura, musica. Avrei voluto far sentire la musica, ma non mi ricordo a che punto della cassetta è, quindi lei va, se a un certo punto sentiamo lui. Nel suo studio aveva un cembalo, che è uno strano strumento, forse l'avete visto in giro, lo so, con gli zingari ogni tanto, che è fatto con varie corde, e con dei martinetti che si suonano come se fosse una corda. E siccome ce n'era tre a studio, all'intervista ha cominciato a suonare, e mi ha fatto un concerto, e volevo farlo sentire, ma se c'era un altro. Sai quale che si fa? Esatto. Ho in mano, con un po' di pubblicità, i flyer del master che sto per iniziare, che non è ancora arrivato al numero minimo per cominciare, che sarebbe 10. Quindi, se ci avete un ripensamento, entro il 31 gennaio si può scrivere e sapremo se il master parte. Prego, prendetelo come un 31. Come in chiesa. E visto che siamo in tema di pubblicità, vi dico anche che martedì sera all'Istituto Svizzero Stalker mette a nudo il suo archivio. Oggi con Lorenzo e Giulia abbiamo passato una giornata nella polvere di scatoloni, eccetera, cercando di mettere in ordine 20 anni di storia, e cominciamo una serie di incontri, saranno 3 principali, Giro di Roma, sul Campo Boario e sul lavoro fatto con i Rom, su cui un po' andremo anche alla fine di questa cosa, e poi facciamo una lunga camminata tra il 18 e il 20 marzo tra le rovine del Contemporaneo. Quindi questo è un programma che comincia ora per 2 mesi e vi metto a parte. Martedì ci sarà un gioco, non vi sto a dire, però si mettono le mani, si trovano persi, se ne parla, vorremmo metterlo a disposizione in modo attivo, per poi ricamminare, faremo delle piccole camminate durante questo mese di riattivazione dei luoghi, E quindi un Babylon. Dunque, questa qua è un titolo che ho dato nel 2010, credo, per fare una conferenza all'Istituto Olandese, Constante Olandese, ed era il momento in cui stavamo camminando tra le baraccopoli del Tevere e poi dopo nei campi di concentramento che stanno costruendo a Roma, ormai l'hanno costruiti parecchio, ve li faccio vedere, insomma una serie di luoghi legati in qualche modo al tema di New Babylon, ma che sicuramente non sono New Babylon. E quindi New Babylon qui a campo invece era proprio una, così mi piacerebbe, se ce la facciamo non siamo troppo stanchi alla fine, forse volete interrompere subito e ne parliamo, capire come in fondo, cioè la cosa di base è come il discorso di Constant sia stato riappropriato in modo, secondo me, inappropriatamente, da chi si professa utopico, utopista, utopiano, da Archigram i primi, ma poi anche da Martina Prima, non è che sia preso Constant, però c'è stato un grande dibattito peraltro tra due su questo. IDF, Zappostino, AIS, Superstudio, cioè qual è la differenza tra l'utopia, se vogliamo chiamarla l'anticipazionista, che secondo me invece ha un'altra realtà, e chi ha preso da questa utopia dei pezzi, delle forme e poi ha fatto un discorso che utopico non era, anzi, cioè il primo così non vi rompo subito, voglio dire. Però era un'introduzione per farvi capire lo stesso Babas. Esatto.
Colas era per Constant proprio l'uomo da battere, il nemico numero uno. Colas è olandese, nel 66 va a fare, aveva avuto una venticinquina d'anni, ancora non era architetto, era giornalista addirittura, va a intervistare Constant sul tema del nomadismo. E va da lui, sicuramente ha visto tutti i classici, tutte le cose eccetera. E dove che Constant, quando io gli ho chiesto che ne pensava di Colas, mi ha detto, ha rubato le mie forme per dare un volto ludico al capitalismo trionfante. Parole sue, cioè, e questo hanno fatto un po', secondo me, tutti gli architetti, e quindi questa è un po' la chiave con cui vi racconto questa storia, che è lunghissima, cerco di farla breve. Vado io qui. Quindi dici next, io vado. Quindi pure qui, in questo luogo, dove vogliamo ragionare sulle teorie, ecco, questa è una delle più belle, secondo me, immagini di Bambi, un collage fatto da suo figlio Victor, e la frase di Henri Lefebvre, con cui, che cosa mette, tra virgolette, all'inizio del suo libro su Bambi. Bisogna distinguere gli utopisti dagli utopiani, ossia le utopie astratte dalle utopie concrete. E su questo concreto, cioè sul fatto che New Babylon non si doveva, secondo lui, realizzare attraverso la rivoluzione situazionista qui, nel mondo concreto, non nei disegni e nelle... Il pensiero utopista esplora l'impossibile, mentre il pensiero utopiano striggiona dei clash in francese, il possibile. Quindi, cioè, tra il concreto e il possibile è l'utopico, cioè è l'astratto e l'impossibile. Un po' questo mi piacerebbe che vi arrivasse come tema di questa seconda. Vai, ancora un'altra, ecco. Allora, New Babylon nasce ad Alba, che è una piccola città vicino Torino, dove c'è la Ferrero, dove ci sono i baci Perugina. Nasce ad Alba nel 1956, che è l'anno dei carri armati a Praga, Khrushchev arriva, ed è l'anno in cui nasce, diciamo, la prima critica al mondo comunista, allo stalinismo, eccetera. E nasce in questo luogo perché c'è questo signore fatto in Bambi, che si chiama Pinot Gallizio, che aveva deciso di dare un suo terreno ai Rom, in realtà ai Sinti piemontesi, che stazionavano qui nel mercato, nella piazza del mercato di Alba, e tutta la cittadinanza comincia a dire che non se ne può più, vogliono mettere i cartelli nella sua scontro, la sosta degli zingari. E lui mette questo, fa una serie di copie, diciamo che ma penso, non so che tecnologia c'è in quel momento, comunque tappezza Alba di manifesti in favore degli zingari, e gli dà un sovrenno dove loro possono stare tranquillamente perché è sua proprietà, e quindi gli zingari andranno a mettere le loro tende in questo terreno in riva al Danaro, che è il fiume che passa su Alba, e Constant li va a trovare lì. Non leggete qualcosa? Lui, il signor Pinot Gallizio, è un artista che in realtà era un farmacista, in realtà era un partigiano, e peraltro qui in Piemonte c'è la colonna partigiana fatta dai Sinti piemontesi, erano tutti Sinti, cioè questo fatto che i Rom e gli Zingari avevano partecipato alla resistenza pure è un fatto che non si sa. Si fa eleggere al consiglio comunale con il Partito Comunista quando è indipendente, e dentro al consiglio comunale porta avanti questa battaglia a favore degli Zingari.
Questo è il Pinot Gallizio con Consap nel laboratorio sperimentale di Alba, che viene aperto nel 1956, dove invitano una serie di artisti a fare varie tipi di opere. Lui, Pinot Gallizio, faceva una cosa che si chiama la pittura industriale, cioè dei grandissimi rotoli di pittura in cui lui metteva l'alchimista in qualche modo a fare le azioni tra varie polveri chimiche, cose eccetera, le lasciava lì a ribollire. E a un certo punto, quando si erano seccate, andava al mercato e le tagliava e le prendeva al metro e faceva questa performance nel mercato. Questo schema qua che non leggete, che quando nel 1956 ad Alba si incontrano una serie di gruppi di movimenti, va bene, se fa lo storico così o vi lo posso farla pesantissima. Diciamo di movimenti che si stavano in qualche modo prendendo le distanze dal surrealismo, che era considerato lo star system del momento, cioè un Salvatore Dalì, tutti questi qua che si stavano arricchendo e tradendo in qualche modo l'idea di Nuz a base del surrealismo, ed erano nati un po' in tutta Europa dei gruppuscoli antagonisti, diciamo, al surrealismo. Poi c'è un fatto che il Bauhaus passa in mano a Max Bill, che vuole farne una scuola di architettura dove produrre tecnocrati al servizio del potere, cioè architettura, e invece è per cui Asger Jorn, che è un altro dei personaggi di riferimento che fonda l'internazionale situazionista, fa il MIBI, Movimento Immaginista, per un Movimento Internazionale per un Bauhaus Immaginista. Conosce Pinot Gallizio, decidono di aprire il laboratorio sperimentale di Alba e di fare il primo congresso mondiale di artisti liberi, okay, in cui tutti questi qua arrivano e passano un'estate insieme. Poi ci sta, basta ancora una. Ecco, questo qui è il gruppo Reflex, che veniva da Amsterdam, ed erano tutti dei pittori che avevano però deciso di portare la pittura in strada, facevano degli happening, insomma, stavano già cominciando a uscire dalla pittura. Questo è il manifesto di Reflex. Lorenzo, se comincia a sbagliare così prima. Non so se ve le devo leggere, leggetele voi se vi va. Comunque Reflex è uno di questi gruppi che arriva lì. Prima ancora, che con cui si forma Cobra, passano un'altra. Cobra, che sarebbe Copenaghen, Bruxelles, Amsterdam, ed è il primo gruppo che, diciamo, contro lo strapotere surrealista che sta a Parigi, e loro si incontrano alla mostra di Miró a Parigi e decidono di fare un nuovo gruppo. Questo gruppo è un po' fauve, non entro su Cobra perché si apre un altro capitolo. Comunque cominciano a trasformare lo spazio. Lui, alla fine di Cobra, finisce sempre per una questione di donne, la sua moglie, in quel momento lì, quando loro stanno facendo quel muro lì, gli mette le corna con Asger Jorn, che il suo compare comunque ha fatto Cobra, e gli porta via moglie e due figlie, una delle quali sta a Torino ancora, e se le porta dal Bissola, in Liguria, una casa di ordine bellissima. Constant comincia, abbandona la pittura e comincia a lavorare su queste strane cose tridimensionali. Queste sono le spaziovore, sono delle divoratori di spazio che sono nelle specie di grandi vuote e contraggi dove è riuscito che sono la chitarra che non si vede, con tutte le sue spaziovore. E poi incontra Aldo Van Eyck,
che in quel momento sta facendo tutti i playground del piano della ricostruzione dell'Olanda, ne fa 5.000 playground, e alcuni li fa fare a Constant. Comunque sono molto amici, cioè, ho sempre avuto una relazione fino alla Monte di Vanai, per fare questi giochi di quello che fa un monumento dai caduti della resistenza. Allora, qui, queste sono le parole invece di Woolman, che è un lettrista del gruppo dei lettristi di Parigi, di cui fa parte anche il Deport, che per la prima volta dice questa parola strana, urbanismo unitario, che poi sarà il tema che attraversa tutta l'internazionale situazionista e su cui poi si scontreranno Constant e il Deport, e su cui arriverà alla chiusura del loro rapporto, anche se non si chiude mai. Sull'urbanismo unitario forse un po' veloce qua. Questi sono invece i lettristi che si erano inventati la deriva e hanno cominciato a bidellonare in giro per Ideborg, Woolman, Cillivan, la Bernstein, eccetera, e hanno già in realtà costruito tutto il discorso che verrà poi portato dentro l'internazionale situazionista. Anzi, Constant, quando io gli ho chiesto se avevano fatto delle derive con i situazionisti, lui mi ha detto: no, i situazionisti non facevano derive, non ne hanno mai fatta una. Come? Che senso? No, le facevano quando erano lettristi. Lì sì che si divertivano e insomma si andava in giro, molto alcoliche erano, di bar in bar. E invece da quando hanno fatto l'internazionale situazionista non si è più fatta una deriva, in realtà è stato costruito un discorso politico che non di esplorazione della città. Questi sono una serie di testi ancora scritti da Guy Debord in base elettrista. Tutta questa roba, se volete, ve la trovate in internet, se scrivete Guy Debord vi esce tutto in tutte le lingue, non ci entriamo troppo. Ecco, queste sono alcune delle volantini che facevamo durante organizzando le derive. Questa qua era quello che hanno fatto contro l'unità d'abitazione. Loro sono andati sotto l'unità d'abitazione dando dei volantini contro, dicendo che quella lì era un'architettura, era un pollaio, in realtà erano delle gabbie non fatte per gli uomini, ma per. Va bene, passiamo. Questi sono, ecco, in realtà sono dei grandi poeti. Poi è la prima volta in cui invece c'è la parola situazione, cioè la poesia si legge sui volti, urge dunque cercare i nuovi volti. La poesia è nella forma delle città, costruiamo la sovversione, la nuova bellezza sarà di situazione, che vuol dire provvisoria e vissuta. Le ultime variazioni artistiche non ci interessano che per la potenza influenzale e vissuta. Influenzale e vabbè, perché altre cose erano invece delle mappe elettristiche che chiamavano metagrafie influenzali e che dovevano influenzare il comportamento di chi le vedeva, non erano solo opere visive. E queste sono invece di Debord. Sono gli slogan contro il lavoro. Cioè, alla base di tutto questo discorso c'è l'avversione al lavoro, che poi è in qualche modo legata, se volete, al tema del nomadismo. E New Babylon è una città in cui la cosa fondamentale, proprio il concetto chiave di New Babylon è questo, che non dovendo più lavorare, l'uomo non ha più bisogno di essere stanziale. E quindi potrà ricominciare a viaggiare per il mondo e a esplorarlo. Sul fatto di come si mangiava, chi avrebbe lavorato la terra e prodotto qualcosa, non è che è molto chiaro, consta. E nei situazionisti lo sono messati. Comunque, il tutto è proprio lì. Sul fatto, diciamo, lavorare alla maniera degli zingari, che pure loro quando tu ci parli dici, no, stamattina mi ha detto che fai, ma no, devo lavorare, devo, ma che
un altro modo di lavorare che però scardina la diretta relazione tra l'abitare stanziale e il nomadismo. Quindi se non lavoro più, non devo stare vicino al posto di lavoro, abito in un altro modo e quindi abito tutta la terra. Va bene, queste sono le definizioni nella rivista dell'Internazionale Situazionista, nel primo numero ci sono una serie di definizioni di psicogeografia, di deriva, di urbanismo unitario, eccetera, forse man mano che le dico, se vi mancano dei concetti me lo interrompetemi. Quando... E queste sono delle prime, diciamo, una birra. Questo è il quarto rami che doveva fare una mappa di Venezia, che poi è un bellissimo fotoromanzo di lui che si perde a Venezia, solo che si innamora della figlia di Peggy Guggenheim e quindi non dà in tempo il si intestava una figlia tra l'altro e viene espulso nel primo degli espulsi dell'Internazionale Situazionista per non aver dato in tempo il suo articolo sulla deriva di Venezia alla rivista. Lo aspettavano anche mi ricordo l'espulso subito, erano appena due mesi dopo essersi mondati, già partiva il povero Razzane e diventerà matto metodo 5 stelle. Però Razzane si rivarrà su Videborg quando dopo finita la Nazione Situazionista si mette con la moglie di dire volte se sono stati insieme per 20 anni. È sempre un po' di gossip. Ok, ecco, queste ve le leggo. Sono una di anonimo, però quando è anonimo è sempre di dire volte, e l'altra è di Constant e gli altri del gruppo olandese, ma è Constant che parla. Gli urbanisti del XX secolo dovranno costruire delle avventure. No? Un'altra. Il più semplice atto situazionista consisterà nell'abolire tutti i ricordi dell'uso del tempo della nostra epoca. È un'epoca in cui ha vissuto molto al di sotto dei suoi mezzi. Che dire qui? Siamo nel pieno del boom economico. Lavatrici, frigoriferi, cioè c'è tutta la. Nasce la pubblicità in tutto il mondo, c'è tutta un'ideologia nuova, consumistica, e loro capiscono da subito, già nel 57, che tutto questo ti porterà a lavorare, poi lo spiegano anche durante il tempo di riposo. Cioè che tu non solo devi lavorare nelle tue ore lavorative, ma che nel momento in cui fuori il sabato e la domenica sarai costretto a consumare dentro qualche giochi, a consumare tutto quello che ti viene proposto dal sistema e non riuscirai più a uscire da questo sistema consumistico. Quindi il problema è proprio l'uso del tempo, cioè tu devi cercare di fare in modo di far capire il loro tempo gli appartiene e non appartiene all'ideologia dominante. I nuovi poteri tendono ad un complesso di attività umane che si situa oltre l'utilità, i tempi disponibili, il gioco di questi. Contrariamente a quanto pensano i funzionalisti, la cultura si trova là dove finisce il progetto, e quindi nel riappropriarsi del tempo e trasformarlo in un tempo ludico. Faglio? Mi sto fatto le palle? Se volete me le faccio dentro, io vado avanti. Alla base di tutto questo ci sta questo libro, che in realtà è un libro che esce molto prima, nel 48, e che era già stato utilizzato moltissimo dai surrealisti e internazionale lettrista, e l'homo ludens è quello che viene dopo l'homo Babel,
volete leggervela, ossia l'uomo che gioca, un ulteriore livello dopo l'Homo sapiens di un nuovo uomo che sarà il perfetto abitante di New London. Alla fine il Constant, quando pensa a chi abita questa sua città di New London, è esattamente l'uomo ludens descritto da Huizinga. Anche Huizinga lo dice. Allora, questo è l'inizio del suo libro, in cui racconta il primo momento in cui viene in mente l'idea di fare una città per Huizinga. Siamo nel terreno di Pinot Gallizio. Constant rimane 3 mesi ad Alba, vanno varie volte a incontrare gli zingari lungo il Tanaro e vede un nuovo, un mondo in cui comunque lui non è veramente raccontato, un'architettura che si trasforma continuamente, mettono delle tende a dei fili per dividersi lo spazio, poi cambiano i fili, c'è sempre una trasformazione continua dello spazio. Che dice di questo spazio tra le roulotte che avevano chiuso con tavole e bidoni di benzina, avevano fatto un recinto, una città degli zingari. Quel giorno ho concepito il progetto di un accampamento permanente per gli zingari di Alba, e questo progetto è all'origine della serie di maquette plastici di New Babylon, di New Babylon dove si costruisce sotto una tettoia con l'aiuto di elementi mobili una dimora comune, un'abitazione temporanea rimodellata costantemente, un accampamento nomade della scala planetaria. E questo qua torna da Alba e comincia a ragionare su qual è questo spazio che si può inventare, uno spazio del non lavoro, uno spazio dove l'architettura si trasforma continuamente e abiti in un altro modo del mondo. E questo è il circo, la prima immagine che lui dà di New Babylon è questa, cioè la prima maquette, ed è l'unica che stava ancora nel suo studio quando sono andato a trovarlo, e tutto il resto, tutti i classici, lui li ha dati al Clemenza Museum dell'AIA, mentre questo se l'è sempre tenuto come il primo, cioè perché il circo è lo spazio, è la città, non male, che si sposta, va ad abitare nei terrenvaghe delle varie città, ogni città, ogni paesino arriva al suo posto dove fare il circo, ci sono cuori, immagini, c'è sempre un grande stazione dove si può arrivare e montare questa strana cosa colorata, alta, fatta di funi, di ghianti, di fili. E questo qua lo chiama il circo spaziale, voi chiamate il circo. Nel tempo sarò pure dopo quello lì fa queste 3 pitture tridimensionali, sono 3 macchette che però, cioè, ho 3 quadri che vanno visti in orizzontale, vedete la come riguarda, e sono il terrain de jeu, terreno di gioco, i titoli sono in francese, terrain de départ, lo spazio della partenza, una sorta di stazione, e poi questo qua che è il, invece c'è un titolo in olandese, comunque l'accampamento per i nomadi di Alba. E questo qui alla fine è questo strano circo con un pilastrone in mezzo che tiene dei tiranti, che in qualche modo è parente di quelle nebulose meccaniche che avete visto prima, fatte di raggi, è come se fosse una nebulosa che cascava per terra e si è esplosa, si è decostruita, si è, su un terreno bellissimo peraltro, fatto su delle foto subito dopo. Vai. Ah, qua ci ho messo, bene, questi sono dei particolari che invece ho fatto perché nel libro di Testo&Immagine c'è stata tutta una parte che si chiama Promenade a New Babylon, che sono le mie fotografie dentro i vari classici, per farvi capire anche proprio la bellezza materica e spaziale di questa roba, tutta la roba che poi gli ha rubato Colas, MQR di Bull ha saccheggiato Colas.
Ecco, questo è l'accampamento con questi pezzi nel muro Sarotta, con delle, immaginando che a questi fili si potevano appendere i teli con cui dividersi lo spazio di contenuto da trasformare. Ancora, questa è una foto sua dell'accampamento, che è proprio il fango che c'è nel campo rom, questa terra mezza bagnata che... Vai. Ecco, questa qua è la nebulosa meccanica per quello che è l'accampamento. Poi scrive sull'internazionale situazionista questo un articolo che si chiama Un'altra città per un'altra vita, in cui comincia a descrivere New Babylon, e c'è questo primo disegnetto in cui, che va contro lo zoning funzionalista, c'è stato poco prima il CIAM, eccetera, in cui dice che in realtà tutte le funzioni devono incastrarsi, sovrapporsi una all'altra, che non possono esserci quartieri della produzione, il quartiere dove si dorme, il quartiere degli affari, eccetera, ma che la città deve essere un più complesso reticolo di funzioni. E poi c'è questo schizzo strano che poi alla fine è proprio un Babylon, cioè una città, cioè come se quello schema lì di reticoli si appoggi in alcuni punti, cioè questi qua sono macchine, autobus, una grande megastruttura che viaggia sollevata alla terra. È la prima delle maquette che fa, vai, è questa qua, che si chiama Costruzione Ignorancia, Costruzione Arancione, ed è praticamente come se il plastico dell'accampamento si sia specchiato sotto, cioè che quella tenda che stava prima si è specchiato sotto, e c'è un nuovo piano arancione, un nuovo livello zero su cui si costruisce una nuova città. E questa città si appoggia in tre punti, in questo caso, quelle sono le macchine, i modelli di macchine avveniristici, che è una meraviglia. È proprio un'astronave, cioè considerate, siamo nel 57, e che non c'è, cioè non esisteva, all'interno del linguaggio architettonico, niente di simile a questa roba, con questi piani arancioni e tutti i filetti di ferro che vai. Queste sono sempre le mie foto da dentro, perché poi in realtà, ecco, una cosa figa è che tutta questa storia è rimasta in bianco e nero fino al 96, cioè nessuno, l'internazionale situazionista, che era l'unica che pubblicava Consta, poi dopo pubblicheranno anche la scelta sul tutto un mondo dell'architettura, però sempre in bianco e nero, questa roba qui l'ha tirata fuori Mark Wigley quando ha fatto la mostra, anzi prima Libero Andreotti quando l'ha fatta a Barcellona, sono finalmente uscite tutte queste immagini, poi Mark Wigley ha fatto un grandissimo libro. Però in realtà a vederle a colori ok, e quindi comincia la costruzione dei grandi settori. Qua c'è un pezzo di Celina che è ancora lettrista prima dell'internazionale, in cui racconta una sua idea di città fatta di vari tipi di quartieri che seguono le nozioni, quindi una città psicogeografica in cui l'attività principale sarà la deriva continua. Poi è la prima volta che compare la parola deriva. Il cambiamento di paesaggio di Venora sarà responsabile di uno spaesamento totale, quindi l'idea di costruire un'immagine per la deriva in realtà già c'era nel infatti poi con Guideboard si mettono a cercare il nome di New Babylon, Guideboard gli dice che dovrebbe chiamarla Deriville, però lui non gli piace questa cosa, invece
fatto che siano i babilonesi che si autocostruiscono e danno la loro la forma come la torre di Babele, in qualche modo c'è tutta un ragionamento da fare su quello. Questo qua è il settore giallo, guardate che la pianta è una meraviglia. Tra l'altro non mi è capito se queste piante credo che l'abbiano disegnate dopo, io credo che era più una scultura, insomma, quello lo so. E comincia peraltro a fare uno show, cioè lui quando fa le conferenze manda avanti queste immagini psichedeliche con sotto la musica. E lo fa in giro per la AA a Londra, per tutte le più importanti scuole di architettura dell'epoca. C'è il racconto, ho sentito, di Michael Webb, di Archigram, che racconta appunto quando ha assistito a una conferenza alla AA di Constant, che è stato lì lui e Peter Cook, e dice, guarda quella roba, cioè erano studenti, e stavano cominciando a pensare ad Attica e gli pubblicano New Babylon nel numero 2 o 3 di Attica nella loro rivista. Perché gli mandano questa roba qui che non si era proprio mai vista prima? Perché lui sta cercando di inventare veramente un nuovo spazio, cioè di interpretare il discorso situazionista, non può più utilizzare le vecchie forme, non può più utilizzare l'architettura che si è già vista, se ne inventa una assolutamente nuova, dove non c'è più nulla, non c'è il lavoro, non ci sono le case, non c'è la famiglia, ogni istituzione è finita e l'uomo attraversa lo spazio autocostruendosi in qualche modo, passandoci, attraversandola e abitandola in maniera nomadica. Vabbè, non ve le commento perché secondo me da sole. Queste sono le foto che gli faceva suo figlio Victor, che è l'unico, era il terzo e più piccolo che rimane con lui, mentre le due figlie vanno a vivere con Asgherbjorn. E lui, Victor, gli fa tutti i video. Vai. Queste sono le case labirinto che si spostano, i pannelli, i muri e tutto in trasformazione. Però guardate le piante, i disegni che sono fantastici. Vai. Cioè, in realtà in tutti i particolari è un po' come, siete presente il Campo Marzio di Piranesi, non la pianta del nome del Campo Marzio, ma Campo Marzio è una grandissima tavola fatta di frammenti di inventatissime architetture romane, da cui hanno insomma, anche quelle saccheggiate da milioni di architetti per tutto il resto della storia. È un catalogo, no? Cioè, tu ti prendi un frammento di quel pezzo lì e ci fai un progetto. Quello tutto. Quella lì la riconoscete forse, MVRDV, la torre, quella è la casa di Colas a Bordeaux per il... Cioè in realtà là dentro ci sta tutto quello che volete. E questa qua invece le ha messe insieme per una mostra, la prima mostra sul New Babylon che fa nel 74, che però solo dallo studio e non ci arriviamo dopo, e fa un intero spazio italiano. Qua sono Constant, Guy Debord e questi altri due, che erano due architetti con cui aveva aperto il gruppo di Amsterdam, i quali due architetti avevano fatto il progetto di questa chiesa che era stata pubblicata da qualche rivista. Guy Debord la vede e si impugna. Come? Cioè, come fate un gruppo di architetti situazionisti e fate un progetto di architettura per una chiesa? Ma voi siete pazzi, espulsi, via. E a quel punto Mossa dice,
anche io mi ero rotto il cazzo. No, che lo dice con quelle parole che ho visto. Ah no, questa è la parte è dove si dice, cioè nell'internazionale isolazionista, perché poi chi del Bord non lo vuole cacciare il Bordstand, quindi dice cacciamo fuori gli altri, ma tu rimani, perché noi abbiamo bisogno di te, comunque con te abbiamo un rapporto, non... E invece il Bordstand è lui, non si vuole fare espellere a sua volta, ma è lui che ha deciso di lasciare, ha scelto di lasciare l'internazionale isolazionista. In realtà è un momento in cui Guy Debord comincia a espellere un po' tutti, espelle Pinot Gallizio, una serie, tutta l'ala artistica, diciamo, viene espulsa perché facevano delle mostre personali, perché si prendevano in qualche modo il titolo di essere un artista situazionista, che in quel momento era alla moda. Toglie tutti e si tiene solamente i suoi seguaci politici, una setta molto definita, che è quella con cui organizzerà il maggio del 68, cioè le prime barricate, che sia quella, cioè la prima notte di scontri a Parigi nel 68, in cui i situazionisti sono, non so se la miccia, comunque nella, in prima fila, e scrive questo libro appunto, aspettando spettacolo, un libro canto. Vogliamo parlare, ci racconta l'epoca in cui stiamo vivendo con un grandissimo anticipo. Ecco, questa è un po' l'eredità, no? Di dice Ugo La Pietra, che usa lo slogan dell'internazionale situazionista, abitare e essere ovunque a casa propria. Archigram, che dà una forma molto più sofisticata al New Babylon, non c'è più bisogno di essere ferma, è proprio la città che cammina, la porta in City. E il Fluxus, Fluxus Tour, o comunque gli happening, tutto ciò che invece evento, in qualche modo, che prende un'altra strada nella, dice, di Neodata, l'altro nemico per Constant sono tutti questi che fanno gli happening. Ecco, lui nel suo momento, diciamo, fuori dall'IS, in realtà è diventato un personaggio fondamentale, cioè importantissimo della scena di Amsterdam. Questi sono i Provos, che era un movimento anarchico, forse da in Olanda negli anni 60, sono, diciamo, i figli dei fiori che nascono un po' prima in ambiente lì, con musiche, cose eccetera, grandi alcol, e scrive La rivolta dell'uomo del senso, che è questo libro che poi racconta come funziona un padre. E fa l'ultimo quadro, addio alla addio alla pittura, in cui dice appunto che bisogna andare oltre le arti tradizionali, per come ci sono state passate dalla storia, che la pittura non ha più senso, che l'architettura non ha più senso, che bisogna addentrarsi una nuova arte della trasformazione dello spazio che va al di là di tutte le altre arti separate. E questo poi è il nocciolo dell'urbanismo unitario. Quindi dichiara che non farà mai più un quadro. Addio alla... E si chiude qua nel suo studio di Amsterdam, dove sono andato a trovarlo, però questa qua è una foto del 72, e comincia a produrre una serie di maquette e a giocare anche un po' il ruolo dell'architetto. No, a quel punto lui si presenta come architetto, conosce i vari direttori di riviste europee, viene invitato a tutte le scuole, eccetera, insomma c'è un periodo in cui produce questa serie di plastici che adesso vi faccio vedere, che sono più prettamente architettonici, sono sempre lo spazio del mio bambino, però
ed è il rapporto, queste sono le quelle verticali, vabbè, poi andiamo un po' evoluzionato per farlo vedere. Ecco, comincio a ragionare già in termini più di megastruttura, anche ponendosi dei problemi strutturali. C'ha relazioni con Jonah Friedman, però gli dice no, tu continui a fare delle grandi città, ma ancora per la società esistente. Cioè tu fai case, fai zone residenziali, fai, invece la famiglia non deve più esistere. Cioè questo era il tema poi. Lui lavorava per un'altra società che sarebbe dovuta arrivare, i neobabilonesi, che si sarebbero autocostruiti da loro la loro immagine. Lui dice, non prendete questa come l'immagine di un bambino, questo è quello che sono riuscito io a dirvi per farvi capire che può esistere un altro spazio, può esistere un'altra società. Ma i neobabilonesi la faranno sicuramente in altre forme. Però, mentre Jonah Friedman è già più architetto, cioè lui effettivamente sta ragionando su quelle forme lì, vabbè, su questo qui. Comunque questo è il suo periodo, diciamo, più artistar. Questa l'ha buttata, non aveva più spazio dentro lo studio e l'ha buttata in uno dei canali di Amsterdam, per sta ancora là, perciò non ha fatto pulizia. E questa è bellissima, questo è il il grande settore giallo, ed è una, vabbè, lo vedete, però è una maquette di 2,5 metri enorme, ed è, credo ci sono delle foto, eccola qua, no, sono due, scusa, quella lì era un'altra, e questa qui è cioè la mostra sui costruttivisti arriva 30 anni dopo, qua stiamo nel 72 più o meno, e quella lì nell'85, no, 88. Vai. Ecco, queste sono i grandi classici, quelli i grandi, uno di questa seconda fase fuori dall'internazionale. Sempre con queste. Poi la cosa bella dei classici di Colas, secondo me, sono proprio la terra. Cioè, di Colas, il suolo. Di Colas, è stato più classico. Vai. E queste sono invece delle architetture labirintiche, fatte di scale a pioli che si spostano e che cambiano continuamente la. Percorsi, quindi derive tridimensionali nello spazio. Questo è il primo di quei fotomontaggi, quindi New Babylon che attraversa uno svincolo, le periferie delle città, queste belle architetture che stavano nascendo, e queste belle che abbiamo visto prima, anche in un terreno bagno. Vai. E poi c'è una serie di mappe, questa è quella di Guy Debord, la famosa Naked City, in cui però Guy Debord ritaglia una pianta di Parigi del 700 e la fa esplodere in qualche modo, dicendo che sono delle unità influenzate, unità di, come si chiama? L'arche tornanti, unità d'ambiance, unità di atmosfera, ok? Che vengono ritagliate, la deriva è l'unico modo con cui ridare unità
sei tu, perdendoti tra questi ambienti, che ridai l'unità alla città, perché la città è esplosa. Constant riprende questi collage e li rimette insieme. Questi sarebbero i vari settori di New Babylon, in cui lui però ritaglia Londra, Pechino, Torino, Madrid, aveva una collezione di mappe, che ritaglia e fa una città cosmopolitica, fatta di tutte le città del mondo, in cui tu puoi attraversare e abitare tutto il mondo, sospeso dal... Questa idea qua di mappe poi continua, sempre più simile alla mitica, ecco, questa secondo me è la più bella di tutte. Il Babylon Nord, un unico grandissimo labirinto in cui, non lo so, cioè, vai a capire che sono tutti questi pezzetti rossi, neri, cose, comunque che ti dà l'idea del perderti labirinticamente in uno spazio infinito che potrebbe avvolgere tutta la Terra. Vai. Questi sono degli studi di come mettere insieme i vari settori per fare questa città di sospesa. E queste sono un bambino che arriva a Bonn, ad Amsterdam, in varie città, fa capire che la vecchia città cadrà in rovina e che un bambino comincerà a camminare su tutta un'epoca precedente che ormai non ha più senso di vivere. Poi nella Ruhr, da Amsterdam verso Rotterdam. Mi piace un sacco, è la copertina del libro. Ecco, qua è quando fa la grande mostra nel 74, in cui poi chiude con un Babylon e dà tutti i classici al Gemente Museum, che finisce con questa frase: un Babylon non finisce in nessun luogo, essendo la terra rotonda, non conosce frontiere, non essendoci economie nazionali o collettività, essendo un'umanità fluttuante. Ogni luogo è accessibile a ciascuno e a tutti, l'intera terra diventa una casa per i suoi abitanti. La vita è un viaggio infinito attraverso un mondo che sta cambiando così rapidamente che sembra sempre un altro. Chiude con i plastici e ritorna alla pittura. Il primo quadro che fa è nel 68, quando va a Parigi nel maggio e c'è l'Odeon occupato dagli artisti e dice: finalmente ho trovato uno spazio neobabilonese, cioè i ricchettoni, la droga, tutta questa grande libertà che nessuna generazione prima aveva mai vissuto, e fa questo quadro, si chiama Odeon, cioè comincia a ridisegnare attorno alla pittura, però per ridisegnare uno spazio neobabilonese. Continua, ecco, questi sono gli ultimi in cui New Babylon si allontana ed è quasi una città in rovina, l'ultimo dei quadri che fa è quest'altro sull'idea di New Babylon, che si chiama Terra and Bug, sono una serie del fango 1, 2, 3, 4 e sono di nuovo questi terreni, torno a dire un secondo, in cui ci sono dei pezzi di New Babylon in rovina. Allora gli ho chiesto: ma che cos'è un terrain bug? Spiegami questa parola. E lui mi ha detto: la vedi quella finestra che sta là, se vuoi passa. Metti l'altra immagine. Davanti ancora o perché ne so? No, questa lascia. No, lì che suona il cembalo, se c'è lui. No, non la tocchiamo. Che cos'è un terrain bug? Vedi quella finestra l'ho chiusa, non si può più aprire. Prima era un terrain bug, aprivo la finestra e c'erano sempre gli zingari che arrivavano, arrivavano lì, aprivano i fuochi, andavo con loro a bere, a cantare, eccetera. A un certo punto li hanno cacciati e ci hanno costruito delle case schifose che stanno da davanti e non le voglio più
vedere, quindi ha messo la tappava completamente le voci. E poi ho cominciato a chiedergli qual era il suo rapporto con i Rom, con gli zingari, e lui dice che era ancora in contatto con un vecchio del campo e che in realtà, siccome lui piaceva suonare, faceva ancora parte di un gruppo musicale zingaro con cui andavano in giro per la festa oppure a suonare nei ristoranti, insomma, sempre continuava a vivere, almeno nella musica nomade, e quindi anche nella musica che fa, perché poi sono tutte improvvisazioni, era per lui uno spazio neutabilmente. Cioè la cosa bella di Constant è che in realtà è tutto. Cioè lui scrive, lui disegna, fa i classici, dipinge, suona, cioè in realtà con tutto quello che aveva a disposizione ha cercato di raccontare un'altra spazialità possibile in cui credeva fortemente. E poi sul cavalletto stava facendo questo quadro qua, che è quello che vediamo in televisione. In questo caso erano i profili, credo che erano in Ruanda, in quel momento, non mi ricordo se... E comunque, quindi, cioè, vedi in che cosa si è ridotta nel pubbing. La gente che viaggia, che cerca di attraversare il mondo e che bussa alle frontiere del capitalismo e che viene respinta alle frontiere. E questo è una storia lunga che stiamo vivendo adesso. Però ecco, c'è questo grande... questo era il libro. Nel 2005 muore Constant, mi chiama la figlia il 5 agosto e mi dice: guarda, ti devo dare questa notizia, papà è morto, e non ha voluto curarsi, non è voluto andare all'ospedale, è morto in casa sua. E allora mi viene l'idea di andare, di fare un pellegrinaggio ad Alba, per andare lì dove è nata mio padre, no? In realtà Stefano Boari mi ha chiamato per chiedermi se volevo scrivere un articolo su di lui, su Domus, e dico: guarda, vado a vedere che succede ad Alba. Cioè, ah, vabbè, perché non ci vai con Armin Linke, così fa le foto, vabbè, portiamo Armin. E con Luca Vitone, che ha fatto quella bandiera lì di cui parlavamo oggi, la bandiera anarchica dei Rom, perché nero e rosso sono i colori dell'anarchia e la ruota è il simbolo dei Rom, che mette la bandiera anarchica nei luoghi, in vari città, dove c'è questa memoria del popolo zingaro. Qua siamo, quello lì era il mercato di Alba, dove stazionavano prima che Gallizio gli desse il suo terreno, e poi andiamo questa è la polizia che ci ferma dentro all'accampamento dei Sinti di piemontesi. Vai, qua ci sono una serie di immagini, sono gli stessi, cioè le stesse famiglie che più o meno si ricordavano, cioè gli avevano fatto vedere le foto. Alcuni più vecchi qualcosa si ricordavano, non so se era per farmi contento, non dico che si ricordavano, no, ma insomma, comunque erano lì nel 56 quando andavano fino a Gallizio e questi qua. E quindi, diciamo, entro in fondo per la prima volta dentro a un campo rom vero, cioè abbiamo visto milioni di volte, ma non c'ero mai entrato, c'entra l'Alba. E vedo come si sono organizzati questa vita, che poi dopo abbiamo condotto in questa qua, per esempio una strana casa con il posto per la roulotte, in cui c'è una parte che resta e un'altra parte che piange, e la maggior parte erano più o meno così. Sono tutti, ecco, questo qua pure è un bellissimo garage per la roulotte, tettoie. Ecco, in realtà nel momento in cui vado lì
conosco questo architetto che sta facendo il progetto per il loro campo nomadi, vedo le planimetrie e l'ho messi tra il canile municipale e la precione di Alba, lontanissimo dalla città. Il progetto è tutto molto figo, ben disegnato, formalista, eccetera, ma forse non è proprio la risposta più interessante. Con la cosa che, siccome il fiume può esondare, ci sono in pericolo, vorrei, dobbiamo esondare, eccetera, li allontaniamo dalla città e li portiamo. Comunque, ecco, questo è un primo punto. Poi con Stalker cominciamo a... Vai. Ah, ecco, lì mi chiedo questo, no? Questi sono sono Costantino Gallizio, Gideborg, e questi non so che siano. Saranno degli architetti che li hanno cacciati. No, no, sono Olmo e chi è l'altro? Chi era nel punto? Devo dire, questi quando stanno a... Le cose della roccia. Sì? C'era anche Sozza, sì. Vabbè, mi chiedo, ma questi qua, no, che avevano avuto in fondo la possibilità di lavorare veramente, di costruire nel concreto, con un'utopia concreta, con i Sinti di Alba, il terreno era di Gallizio, Gallizio stava al Consiglio Comunale, aveva tutte le reti politiche possibili per farla veramente in un babbio. Kalderasha avrebbe voluto mettere in mezzo un sacco, cioè comunque era uno pieno di iniziative, di reti, riusciva a dare senso a qualsiasi cosa venisse fuori in fondo da questo mondo di perdivi. Constant, che comunque lasciava lo spazio nelle mani, diciamo, la creatività spaziale, come la potete chiamare. È possibile che questi si sono persi un'occasione così, no? Di avere il campo dei Sinti, il terreno a loro. Perché non hanno voluto concretamente costruire un babbino? Cioè, questo è un po'. Cioè, perché non hanno voluto realizzare l'urbanismo unitario là dove forse era possibile? Perché non c'era stata la rivoluzione situazionista che direbbe il porto. Cioè, prima si farà la rivoluzione e poi allora potremmo costruire la città situazionista. E Costanti diceva no, se facciamo così siamo tutta la vita a organizzare questa rivoluzione che non arriverà mai, infatti non è arrivato. E quindi perché? Però lui se ne andava a farsi i plastici, le cose, eccetera. Gideborg si è messo a organizzare la rivoluzione. Gallizio è tornato a fare politica e per farsi la pittura per fatti suoi, quando c'avevano l'occasione d'oro per realizzare il mappino. Io questa è un po'. Cioè io credo che. E allora, insomma, quello che segue poi, vi siete rotti? Vado. No, perché qui chiamerei. Sono ancora le 8:30, stai tranquillo. Vabbè. No, qui chiamerei in campo Giulia e Lorenzo, con cui. Perché da qua parte la seconda parte, se volete, di tentativi di vedere se è possibile realizzare un Babylon con i Rom a Roma, che poi è quello che abbiamo fatto dal 2007, dal 2 anni dopo la morte di Constantine. Non è così su cui abbiamo litigato. Eppure su cui abbiamo litigato, su cui ci siamo divisi, sul campo Roma che non c'è tutto. No, perché vi volevo raccontare anche quest'altra storia, in fondo, di un tentativo di farla a un Babylon, finito male, anche quello malissimo, che forse voi non conoscete, perché che ne so. Vai. Allora, là ci deve essere un'altra immagine, non ce l'ho più. Vabbè. Nel 2007, con il corso di arti civiche, che è questo corso ambulante, peripatetico che faccio con gli studenti a Roma Tre, che fa molti di voi, secondo quanto studenti,
abbiamo deciso di camminarci tutto il Tevere da Ostia Fiumicino fino a su Alba, all'Albaro Prima Porta, un giorno a settimana, a tappe, ogni volta ripartendo da dove eravamo arrivati, divisi in due gruppi, ognuno su una sponda. E abbiamo cominciato, perché ecco, c'era stato Berlusconi che pochi mesi prima aveva detto che Roma era la più grande bidonville d'Europa. E Veltroni, che era il sindaco, gli ha detto che tutte fandonie, tu sei un pazzo, che gente di merda, c'è una cosa nel fango. In realtà, se uno si affacciava nella serie quando vedevano queste baracche, fondo. Allora noi, proprio per dare ragione a Berlusconi, abbiamo deciso di mostrare che cosa stava succedendo lungo le rive del Tevere. E su questo, chiaramente, abbiamo avuto alcuni problemi con l'amministrazione comunista del PD. Del PD, no, almeno PDS, PDS, non so per il momento lì. Comunque, su questo tema ci siamo scontrati parecchio. Prima con l'amministrazione, poi con noi, poi insomma, va, vi raccontiamo questa storia. No, vabbè, c'è anche un non detto e malinteso con doppio P. Ah, vogliamo affrontarle tutte. No, no, perché se arriviamo un bel lettino qua ci troviamo tutti. Vai, vai. No, però non so se conviene raccontare questa storia, nel senso che invece la domanda che posta era interessante, no? Cioè, è possibile rubarlo, cioè poi rivoluzione o trasformazione, quindi lavorare sul linguaggio, produzione dei linguaggi o lavorare sulla produzione della rivoluzione, e qui c'è la grande crisi tra De Pole e Constant. Dobbiamo metterci in una situazione più circolare a ragionare insieme su. Ve lo raccontiamo questo tempo, perché c'è anche un po' una nuova cosa, perché si state prendendo la posizione di difendere il progetto e non fare la rivoluzione o ritirarvi a fare utopia, ma a dire facciamolo, quindi facciamo un progetto. Ci abbiamo provato, adesso non lo so. Non capisco mettermi in mezzo. Disponetevi alla scuola. Una dichiarazione importante. Aspetta, vogliamo chiudere un secondo prima che mi sono fatto ottenere un cambio di nome, se no ci sono dei dubbi, delle domande, così. E apriamola. Allora, dai, intanto. Cosa è venuto nella storia di Roma? Diciamo, la storia di Roma non c'è prima. Vabbè, questa è la mappa che è uscita fuori dal giro, dalla passeggiata lungo il fiume, e la prima cosa che capiamo è che non sono solo Roma, cioè quelle sono le nazionalità che abbiamo incontrato, e che la questione delle baraccopoli sul fiume è molto più complessa di come ce la raccontano i media, di come ce la pensiamo, di come viene raccontata. Okay. I Rom in realtà sono la nazionalità più una, perché non hanno una nazione di riferimento, non hanno mai avuto una terra promessa, né la chiedono, mentre invece abbiamo trovato albanesi, austriaci, brasiliani, italiani, quindi sottoponti che non riuscivano a fare il muto. In realtà tutti abitano nelle baraccopoli. Se poi ci sta una lunga camminata nel Babylon, che vi vorremmo raccontare, ma vi faccio vedere per immagini come fare da porta gli argini dentro, segui il sentiero e trovi anche spazi, questo qua è un rom argomento. Questa era una bellissima casa, adesso vedete da fuori c'è, cioè, un nocciolo centrale strutturale che poi fuori è così, e che c'ha quei fili lì dell'elettricità che vanno al centro anziani e gli dà l'elettricità e l'acqua, e in realtà hanno una relazione ottima, avevano, non c'è più nulla di tutto ciò.
E questa cioè, era... Se c'è un attimo instabile. Più? Instabile. Instabile. Vai, vai. Questo è l'incubo che ci siamo trovati sotto il viadotto della Magliana, pieno di topi, di baracche di cartone. 2000 persone al mio, 2000. Beh, no, 1000. Di cui abbiamo seguito quello su Umbero. E c'era in quel momento Veltroni diceva che il simbolo del suo mandato era la fontanella, il nasone. No? C'era tutta questa retorica del nasone. E allora gli aveva tagliato tutti i nasoni negli intorni in modo che non potessero avere l'acqua. Questi erano sgomberati 5 volte in 2 mesi, che stavano ormai e neanche si costruivano più le baracche. E questi erano il primo dei prototipi dei villaggi della solidarietà, così li ha chiamati Veltroni. Sono dei campi di concentramento, avete visto le foto di Auschwitz, dagli aerei, di quelle parti degli inglesi, in cui però ci sono i cammini che fumano, qua non è attrezzato tecnologicamente per l'ultimo atto, però ad Auschwitz i Rom, che ne sono morti 2 milioni, okay, 6 milioni gli ebrei e 2 milioni i Rom. Però non erano da soli, questi qua sono campi monoetnici, persone di Rom, mentre ad Auschwitz c'erano gli omosessuali, i comunisti, gli anarchici, gli ebrei, cioè tutto ciò che era altro, gli associati, mentre qui è solo Rom, cioè è una situazione, se volete, etnicamente peggiore in qualche modo. Sono container di 24 metri quadri, per arrivare all'architettura e un po' di numeri. Ti danno il secondo container quando la famiglia supera le 6 persone, 6 per 4, 24, 4 metri quadri a testa, mentre se c'è un terremoto, un alluvione, un coso, il minimo della protezione civile è 5 metri quadri, quindi meno dei metri quadri della emergenza. E costano sui 20 metri, sui 20 euro, 20.000. Ok, qua stavamo organizzando lo slip out per il cheese. Ok, va bene. Questo era. C'è la casa, non si vede la casa. E allora tentiamo di farla. Ce ne andiamo al casellino 900 dopo alcuni mesi di relazione con loro. Esce fuori quest'idea di fare una casa con loro, chiediamo all'università se ci dà qualche soldo, con 8.000 euro, e diciamo, vediamo, facciamo un esperimento, che riuscite a fare con 8.000 euro? Perché girando per i campi ci rendevamo conto che le loro case ci costavano 3.000 euro, 80 metri quadri, insomma, non è vero, noi con 3.000 euro non ci facciamo manco vostro, ma dipingi una parete. Allora cerchiamo di capire chi sono gli architetti più bravi del campo, che cosa sanno mettere in gioco, eccetera. Entriamo in contatto con 4 costruttori delle 4 nazionalità di provenienza del casino, cioè Montenegro, Bosnia, Kosovo, no? Macedonia, no? Kosovo, Macedonia, Serbia, Montenegro, e facciamo questa casetta con i Rom. Vogliamo parlarne? No, sì, però prego, va bene, cioè, no. Vai a vedere fino a fondo che è successo. Non so se ce l'ho. Vai avanti. Questa è l'inaugurazione, fa un mese di cantiere, ecco, in cui il progetto, ecco. Quindi pure cercare di realizzare un Babylon. E io in quel momento, mentre la costruivo, mi sentivo proprio un architetto neobabilonese. Eh no, però secondo me, dopo tutti i modelli che ci hanno fatto vedere di costa, direi che questa casa qua... Dal punto di vista del linguaggio architettonico... Ma è assolutamente... No. Anche ma io che ho fatto vedere il libro di neobabilone? Ma allora non sono niente. Noi sappiamo fa questo. Cioè, nel...
Vabbè, apriamo qua. Io volevo ripetere questa cosa che stavo cercando di dire. Allora, l'internazionale situazionista apre il primo numero con una critica ai surrealisti radicali, quindi c'è il surrealismo è morto. Perché il problema principale del surrealismo non era nella sua dottrina, ma nel successo sociale che ha avuto in questa società. Quindi, in qualche modo, Vitone, l'attacco che fa non è contenuto né formale, nel linguaggio, delle forme che assumeva il surrealismo, ma era della pratica che aveva raggiunto il surrealismo, quello che Vitone all'inizio diceva che consolidavano con i soldi che ammucchiavano con le loro opere d'arte. E secondo me, punto un pochino di meglio, se noi vogliamo essere, è un po' questo, perché ora possiamo giocare a fare cosa e di te torno. Vogliamo anche per la luce a questo punto, se vogliamo. Sì, facciamo pure. Vorrei provare a complessizzare la questione come dire, se bisogna fare prima la rivoluzione o bisogna prima cercare di fare l'utopia o disegnare le forme di una società femminile, no? Io penso che quella bella riflessione sugli utopiani e gli utopisti sia lì in mente, perché è l'unica valida a fare le scelte. Non mi diverto a cincischiare attorno ai soprattutto alla distinzione tra formale e relativo. Penso che oggi dovremmo aver acquisito il messaggio di Vitone, di Constant, che l'architettura in quanto tale in sé è morta, l'architettura contemporanea è morta, l'architettura è morta per i suoi limiti, per la sua incapacità di trasformarsi in un sistema operativo che riesce a operare, a gestire un processo di trasformazione. L'architettura non è in grado di gestire un progetto di trasformazione perché è affidata a dei monoetnici, gli architetti, un pochino anche, non dico mistici, ma insomma poco contaminati dalle esigenze della realtà. E formati su un percorso che sostanzialmente attribuisce e si alimenta di una discussione che fa del linguaggio architettonico la questione, ma in realtà quella non è la questione. E questo... Ma dove l'hai trovato queste informazioni? Non sono detto dove era. Sono riflessioni, non sono informazioni. Ma non sono detto dove era. Guarda, io ho avuto la fortuna di... No, ma parliamo. Cioè, è una riflessione, non puoi dire che non è vero, è quello che penso. No, vabbè. Non corrisponde esattamente alla realtà, ecco, non corrisponde esattamente alla realtà. No, però volevo andare appunto, invece di parlare... Mi piace entrare in questa cosa. Allora, però invece parliamo di tutte le 50 che sto per compiere, non lo so bene, ma insomma... 42. Nessuno di noi pensa di convincere gli altri di avere ragione, perché ormai la pensiamo ognuno in un certo modo, però invece che ci si confronti ognuno con le proprie verità, le proprie riflessioni, non è che non è vero, non ma guarda, secondo me posso dire un limite è proprio quella cosa là, ma lo so che per un grosso limite lo è anche per Montuori, ma per un sacco di gente, di architetti, che pensa che il problema sia il linguaggio di quella casa che è fuori del linguaggio del contemporaneo, se ne sbatte. No, non se ne sbatte, anzi secondo me utilizza gli altri. Io volevo finire un ragionamento, piccolo borghesi che sono abbastanza spietati. Avete visto in mezzo, non ero previsto, però invece ci tengo a dire. Il problema secondo me non è neanche questa discussione che stiamo facendo adesso. Cioè il problema non è se ritirarsi nell'utopia che Constant tradisce un po' se stesso il suo percorso, quando negli anni 70 anche lui si mette, ma invece si ritrova con Terrenbach è la consapevolezza di Constant che la possibilità, che il terreno, che la forma, che lo spazio è uno spazio da agire e quindi che il processo di azione, formazione, perché quello che abbiamo condotto con i Roma è un percorso di formazione ciclo, cioè noi abbiamo imparato tantissime cose di Roma, cose che non ho imparato all'università e penso che anche loro da noi abbiano imparato qualche cosa. E trasformazione in questa sequenza in cui è l'azione che mobilita il pensiero al calato all'interno della realtà e che si fa progetto,
progetto che agisce da Lino Dolci, se vogliamo usare degli esempi poco riferiti formalmente, poco utilizzati nel mondo dell'architettura, ne venivano in mente due o tre prima, adesso no, ma insomma, questi anni sono gli anni in cui si raggiunge consapevolezza di questo. Ora, è chiaro che questa operazione è destabilizzante, perché toglie il controllo al sistema, il progetto è anche un meccanismo di controllo sociale e di controllo dei processi di produzione. No, adesso non voglio, io non sono un narcista, però queste cose... Ma non per questo dovete anche dire di dirigere un progetto per, diciamo, aderire a questo progetto più ampio? No, in genere usano la bacinella, la bacinella di Ponzio Pilato per lavarsene le mani, però è vero che è vero che non solo Rem Koolhaas, non solo Zadid, e alcune cose sono fascinosissime degli spazi dei loro prodotti, no? Anche sono fascinosissime anche le loro rovine, cioè lì dove non sono riusciti a compiere appieno quel progetto. Io a un certo punto credo che questo immaginario, e questo ci dobbiamo interrogare, l'immaginario prodotto da Guido Boro attraverso la società dello spettacolo e l'immaginario prodotto da Constant attraverso New Babylon sono i limiti operativi da entrambi le parti di il tentativo di andare oltre l'architettura. Quali? Il limite operativo di Constant è che, come dire, non si sottrae al meccanismo dei surrealisti, in qualche modo lascia riconoscere una possibilità in una forma, e quindi il sistema se ne riappropria e quella forma diventa la forma. La sua forza, secondo me, Constant giocava questa dimensione, perché era convinto che fosse inapplicabile, inattualizzabile da qualsiasi sistema capitalista. E invece no, il sistema capitalista questa roba l'ha prodotto. Capitalista come comunista, cioè chi, diciamo, che sia collettivo, che sia privato, il problema è proprio la gestione delle produzioni, in quella roba là. Dall'altra parte, Guy Debord ha fornito al capitalismo uno strumento di analisi che dai tempi di Marx non gli poteva nessuno, e ha permesso di sviluppare ed emancipare, perché il capitalismo non è così intelligente e consapevole, è una macchina di accumulazione, gli ha fornito gli strumenti intellettuali per sviluppare quella della nostra società. Noi siamo così perché il capitalismo, attraverso il Guidebord, ha capito fin dove poteva arrivare. Quindi entrambi i sistemi hanno un limite operativo in questo senso. Un limite operativo. E a me, secondo me, questo è interessante, cioè non mi va a discutere se conviene, cioè io lì c'avevamo un problema, per me il problema era che dentro un campo rom, per me il problema è che quella casa, anche se fatta dei rom, poteva restare un campo, e che quindi prima bisognasse chiudere il campo, piuttosto che costruire la casa. Questo era il mio problema, no? Cioè questo era il mio problema rispetto a questa operazione. Mentre capisco, con il desiderio molto più del tipo spaziale, di agire, che la possibilità di farlo fosse io comunque. Dico che la somma di quelle casette dall'alto fa quel campo, la somma di quelle casette. Voi avete fatto una casetta, se ne aveste fatte 100 avreste dovuto trovare un criterio per organizzare queste 100 casette, e non sarebbe stato troppo distante dalle immagini che ci ha fatto vedere dal criterio. C'è cioè, questa casa l'hanno fatta loro come gli piaceva loro, però il criterio non organizzato pure, cioè, esatto, e siccome gli antichi romani l'hanno inventato loro quel criterio, del criterio in assoluto più veloce, rapido, geometrico, economico, funzionale per organizzare più elementi, ed è la griglia, non c'è niente di grave, l'immagine finale secondo me non sarebbe stata troppo differente da quella che tu hai fatto vedere da Google, che magari aveva delle intenzioni. Ah, quel campo di concentramento. Il campo di concentramento, la somma di elementi e quei distanti tra loro che permette la circolazione interna. Però poi chiamare campo di concentramento. Questa era la mia stessa preoccupazione. Perché cioè, secondo te la somma di quello avrebbe fatto qualcosa di diverso. No, ma il problema non era la somma di quello. Perché là c'è stata un'orografia che non ti avrebbe fatto. È chiaro che se poi perché ci prendo su un monte. No, perché il progetto non era prendere quella, fare coca e colla e farle tutto, cioè non è un prototipo in quanto se. Ma io ho una grande fiducia nelle vostre intenzioni, ho un grande sospetto nella costruzione del discorso a partire dalle vostre intenzioni. E invece no, perché se tu ti fidi della creatività che nasce dalla relazione. Ma quello non è creativo. Ma tu, cioè, allora, tu fai questo qua, questo qua non era creativo, che io non avrei mai utilizzato, l'hai utilizzato.
se vuoi ti uso poetico, fa come vuoi, preferisci. L'idea lì era di, cioè il progetto è, se vuoi, da una parte rendere tridimensionale uno slogan, che era quello che loro scrivevano sui loro, e quando fanno le manifestazioni scrivono: siamo Rom, non siamo Rom, non siamo nomadi, non lo siamo più ormai da tempo, viviamo in casa, siamo qua dal 67, vogliamo una casa, ok? Cosa che nessuno che sa, perché la gente pensa sono nomadi, stanno qua un po', se ne vogliono andare, in realtà loro piace vivere così, un po' qui, un po' là, eccetera. Cioè, siamo Rom e non siamo nomadi. Vogliamo una casa e ce la vogliamo fare da soli, come ci piace a noi. Adesso non so se l'immaginario è balcanico, se è da Dynasty, è televisivo, non lo so da dove minchia nasce come forma, ok? Però non era il problema. Anche dai pezzi che c'erano, i legni erano, cioè, le finestre tagliavano, prima facevano un buco quando erano la finestra, come era la finestra, e mettevano... A me quello che interessava era il processo. Riusciamo a fare con 72 metri quadri con 8.000 euro rispetto al container che ti dà 24 metri quadri con 20.000 euro. Okay. Quindi c'era un dato economico che volevo, riusciamo a farle insieme a questi con cui tutti dite che non ci si può collaborare, non è che te rubano tutto appena da vicini, eccetera, invece si mette a lavorare a gratis, eccetera. Poi l'idea era: facciamogli vedere che lo sappiamo fare, e che se ci sta una vecchietta che vive da sola e si vuole aggiungere casa, gli raggiusti, gli metti una stanza in più, quell'altro sono 12 figli, le fa un'altra. Per cui se tu ti metti insieme a loro a costruire come loro vogliono, perché chi se ne frega che un coso debba avere un nuovo quartiere che nasce a Roma, balcanico, dove vai dentro e del tipo c'è una down, ma quello vede a te il linguaggio per finire sulla rivista e fare che vedi che sei meglio di Steven Holler, di Gary o dello stronzo ultimo arrivato. No, è molto più interessante che nasce così. Cioè, sarebbe stato proprio un'opera. È molto diverso da quello che diceva Cosa. No, Cosa diceva la devono fare e non per Bilonensis. Poi se la vogliono fare come Dynasty, siamo. Cioè, chi se ne frega? Ma è questo il problema? No, cioè, infatti nessuno dice questo problema. No, a me sembra un po'... Luca? Come dire, un po'... devo essere questo un po' naif, come per dire... Noi abbiamo imparato da un grande artista che aveva una sensibilità straordinaria alla costruzione dello spazio, che attraverso la costruzione dello spazio ha creato un'immagine che ci ha condotto nella possibilità di una visione diversa, e poi quando faccio la casa la faccio col capitello. Ma siamo... No, però aspetta, la casa è col capitello. Tanto la casa non ripetiamo, ma infatti no. Cioè, nel vero senso della parola, perché tutti gli spunti progettuali che abbiamo dato a me invece piaceva l'impegno vostro, ma secondo me, devo essere onesto, se voi aveste fatto questa casa come un'ipotesi di Stalker dell'abitare, sarebbe stata più interessante. E qual era? La prima volta che tu ti porti dietro è una casa nomada. Ma non vogliono essere nomadi, non si vogliono spostare loro di la risposta vuole essere come te, cioè il loro problema oggi è dire questo è il problema. E che poi questo voler essere come te, questa riduzione borghese è un po'... E non ti voglio dire che comunque che è un... fragile. Però scusate, stiamo parlando di loro e non parliamo di una discussione che può essere interessante. Di noi. Ma no, invece di noi stiamo parlando. A me, diciamo, come per dire, l'invito qua questa sera è, dal mio punto di vista, di grande generosità, e anche nel dire, voi siete state le persone che hanno aperto a Roma un dibattito straordinario in un momento molto delicato del passaggio tra gli anni 90 e 2000, e quindi diciamo, come per dire, è una celebrazione di una straordinaria evoluzione culturale, e di questo ve ne rendiamo certo, questo lo dico proprio col cuore. Ho imparato tutto quello che devo imparare da voi, e la vostra esperienza mi dà la possibilità di anche di osservare l'architettura in modo diverso, ma grazie a questo uccidere una disciplina lo trovo un errore, superarla. Superarla attraverso, sai, come tutte le cose. Allora, ancora questo progetto i dadaisti parlavano di dépassement de l'art,
il superamento dell'arte, e lui dice che l'urbanismo unitario è il superamento di tutte le discipline artistiche in quanto discipline isolate. Però lui lavora, cioè... E se tu non le superi, se tu non pensi che... Ma non le supera anche formalmente, perché la sua città era immaginazione, no? Era un racconto, poi ha fatto vedere una serie di micropezzi che sono stati trasformati in edifici. Però quelli insieme, io non dico che bisognerebbe rifare New Babylon, però dico che se lavorando con le comunità, cioè c'è la possibilità di, secondo me, lavorare, e non è la mia ricerca, però io penso che con uno sforzo importante di collaborazione, di anche di registrazione di alcuni input, ecco, se vedi quelle case che avete fatto vedere, con la grande tettoia, con la casa metà costruita e metà no, cioè c'è un mondo, no? Che forse non è quello giusto, che forse non è, magari con 8.000 euro ci compri non solo, ci compri appunto la catona del Vassal, fai i materiali delle serre e costruisci delle case attraverso le serre, cioè secondo me c'è la possibilità di lavorare tra il progetto autocostruito e loro e il progetto di Costa, che è l'utopia pura, c'è una via di mezzo, e secondo me il lavorare sul progetto è una delle possibilità. Cioè io vorrei restare un attimo qua, se siamo d'accordo o meno su questa asserzione. Sì, siamo d'accordo. Siamo d'accordo? Sì. Oh. E questo... Allora, vediamo se siamo d'accordo. Vai. Perché l'utopia, allora parliamo della contemporaneità, e adesso stiamo promuovendo una riflessione attraverso il laboratorio dell'Istituto Svizzero sulla fine della contemporaneità. Tra l'altro ho scritto recentemente una cosa che è stata pubblicata, che è appena uscita su Concorre Free Parts, che si chiama Walking Out of Contemporary. Cioè, il problema della contemporaneità è se noi smettiamo di fissarci sui linguaggi e quindi di non riusciamo a capire dov'è il limite operativo che denunciamo lì. Quando il contemporaneo nasce come sistema critico, come terrain vague della modernità, nasce come elaborazione intellettuale e critica del processo industriale di modernizzazione della società in Oriente e in Occidente, in uno schema abbastanza semplice, quello comunista e quello capitalista. Il contemporaneo oggi è un dispositivo di estetizzazione della società, omnicomprensivo, a guida economica, politica, neoliberista, che estetizza qualsiasi linguaggio. Quindi se noi ci fissiamo disciplinarmente, infatti io ho delle difficoltà con la disciplina in sé, nel senso non ho fatto militare, non lo farei mai. Ordine e disciplina. No, però anche io. No, perché le parole non sono importanti. No, appunto, le parole sono importanti, questo. Il linguaggio, oggi l'utopia, cioè, diciamo, io ho avuto la serena confidenza di allontanarmi da Ren Culas quando ero entrato in relazione con lui ed ero convocato da Ren Culas, da Ren Culas, da Ren Culas, a gozzovigliare, no, sull'onda della contemporaneità di Lagarde. E sinceramente non l'ho fatto per motivi moralistici, che rischia di essere, come dire, una condanna che viene spesso espressa anche a Guy Debord, ma per motivi, io dico, fisiologici, nel senso che poi vengono molti disgrati, vecchi precocemente, cioè c'è tutta una serie di disagi che in qualche modo, cosa c'era là di malato? Lì c'era un'operazione di estetizzazione di un linguaggio sperimentale che era un linguaggio immaginifico, perché voleva stimolare, come dice qua, sprigionare, scatenare, istigare la trasformazione, e non voleva offrire gli strumenti linguistici e la misura e la disciplina. Ma non sto parlando di un nomad, sto parlando di un oggetto, sono due cose. Esatto, cioè, anche aspetta. Posso dire, il dibattito è abbastanza superato, cioè Ren Culas è assolutamente finito, ma da tanti anni. Per me questo era vero nel 2001, per molti questo forse è vero oggi, ma per la maggior parte della gente ancora non è vero. No, quindi, ma è una cosa incredibilmente superata, ma se l'hai detto pure lui da solo, ma è come parlare di una cosa ormai superata.
Io ecco, questo dare per scontato, visto che viviamo in una città dove 500 milioni di euro sono stati spesi per lasciare un calatrave abbandonato, dove Red Pula si è lavato le mani di un progetto che sta alla deriva, che sono i mercati generali, ecco, questa leggerezza rispetto al senso politico dell'agire dell'architetto, io la trovo, come dire, è una difficoltà di reazione. No, secondo me tu confondi l'agire di un povero professionista che ha a che vedere con una politica marcia che fa di molte cose qualsiasi. Ma sono come i disegnatori di moda, quelli di profumi, cioè, come dire, l'architetto ha preso il posto del disegnatore di profumi. Cioè serve a. Perché è stato? Perché a un certo punto gli architetti diventano così popolari e conosciuti? Ma non perché fanno delle cose così diverse o nuove rispetto a quello che hanno sempre fatto gli architetti, ma perché il sistema ha bisogno e ha trovato, grazie alle conoscenze che gli offre Guy Debord, un sistema di scardinamento attraverso l'immaginario dell'architetto. Siamo tutti d'accordo. Siamo d'accordo. Siamo assolutamente tutti d'accordo. Allora, a me interessa come essere utopiano. Allora, per essere utopiano dobbiamo fare molto, molto attenzione al ruolo che ha l'azione rispetto al progetto, secondo me. Perché è l'azione, cioè azione, formazione, trasformazione, sono dei termini che a me stanno molto a cuore e sono anche in una sequenza operativa che mi interessa di più di quello che invece è progetto, azione, comunicazione. Oggi l'azione che permette il cambiamento è schiacciata da un progetto che norme di sicurezza, garanzie bancarie e tecnologiche impediscono di investigare il possibile, quindi limitano agli strumenti conosciuti. Quindi il progetto è qualcosa che tu già c'hai in mente, quindi se tu fai una ricerca, fai un progetto per avere dei soldi e dici che vuoi trovare quella cosa là. Dopodiché devi comunicare con gli strumenti più sofisticati e abusando dei linguaggi più fascinosi per dimostrare che tu hai raggiunto quell'obiettivo progettuale. Cosa tu abbia veramente fatto e che tipo di trasformazione realizzi resta nell'ombra, è un fatto marginale. Però, e questo è il limite della nostra società, cioè se noi non capiamo questo fatto... Ma è quello che avete sempre fatto, però, che c'è di diverso. E tra l'altro anche posso dire quasi che c'è di male rispetto la vostra attività di artisti, se possiamo definire artisti o definire di X, se non volete neanche non so se si può dire, ma cioè vuoi dire sta dentro queste regole, non credo che veramente ne siamo usciti fuori, e poi in fondo possiamo anche dire ma che cosa c'è di male. Ma non ne siamo usciti fuori, infatti siamo una società triste, alla deriva. Ma siamo tristi? No, no, invece secondo me il grande errore di questa cosa qua è che questa tristezza e questa, diciamo, essere alla deriva ha indebolito molto il dibattito culturale. Questa cosa qua è l'aspetto che io, devo essere onesto, non ho mai apprezzato fino in fondo. Sparitarsi dietro è purtroppo il mondo... Invece, secondo me, le regole sono molto esplicite. Il vostro lavoro è sempre stato il contrario, cioè il vostro lavoro ci ha fatto vedere delle cose. A volte il sospetto che ci ho visto più cose di quanto. Che ce l'avete viste voi. Non so, questa cosa. Capito? Cioè, è un complimento. Io spero che ce l'abbiate visto. Non è una critica, è un complimento. Cioè, è un complimento per guardare, però a un certo punto ci deve essere un superamento, se no c'è un. Fermarsi, no? Allora, che faceva Costa? Quando raggiungeva Costa, dal racconto di Miccio, ha fatto esattamente questo, arrivava un punto, allora, e cambiava, ok, non dipingo più, non, cercava di cambiare e poi è tornato alla pittura, cioè cercava di, invece in questo senso si arriva a un punto morto, ci si incaccia nel dibattito del cineforum e poi si ricomincia. Quindi in questa ciclicità del ricominciare ad affrontare e cambiare i termini del discorso, invece secondo me dovrebbe essere più un affrontare il progetto. Allora il progetto lo affronti con altri strumenti che non sono netti, il linguaggio che non è, tu stai parlando di operatività, quindi è un progetto operativo, benissimo. Allora di casa non ne puoi costruire una, ne costruisci 5 mie con 5 materiali, costruiscono tante case diverse, le metti insieme, però è una ricerca ed è un progetto alla fine, anche se è un progetto operativo, ma è un progetto. Quindi è un progetto che poi non deve essere sul linguaggio, perché non ce ne frega niente di linguaggio, che vediamo
Poi magari ti capita il rom genio che magari ti fa una casa pazzesca, o ti capita quello di chi piace appunto il legno. C'è in questo senso. No, ma le foto che avete fatto vedere di Alba racchiudevano, c'erano dentro quelle foto, c'era tanto spazio e tanta architettura. Allora, che quell'architettura e quello spazio può diventare una grammatica. Ma non una grammatica da utilizzare da trasformare il linguaggio, però diventa una quella possibilità che no, quella sprigiona il possibile. Ecco, secondo voi, secondo me, in quello che stai raccontando c'è il pensiero utopiano, punto. Invece, secondo me, mancano a Stalker quello sprigione, non a Stalker in sé, manca al fatto di rimettersi. E voi come lo praticate questo sprigionare? Io faccio l'architetto. Ah, cosa, cioè io credo nell'architettura e credo in quello in un certo tipo di architettura, quindi quello so fare e quello faccio. Aggiungo che non sono neanche d'accordo sulla questione dello scippare, dello scippare, cambiare pezzi e fare, cioè non ci trovo nulla di male, lo trovo anche diciamo naturale l'evoluzione dell'uomo nella sua storia. Vengono raggiunte delle momenti in cui proprio si forma no, vengono raggiunte delle scoperte, vengono raggiunte delle straordinarie scoperte che emancipano il nostro pensiero, ed è giusto che queste scoperte nella loro generosità, io considero l'architettura come diciamo un sistema di conoscenza da condividere, io posso attingere da quel sistema e evolverle, quindi prenderle e farle. Poi è chiaro che possiamo indagare come queste cose qui sono state fatte, è vero che forse Colas nel copiare le valline, valli finestrelle può portare a esempi negativi, ma diciamo in generale come tipo d'approccio io non credo che un artista possa permettersi l'uso di produrre qualcosa e mantenerlo. No, perché non sarebbe uscito, tutta l'arte è comunque una trasformazione. È una trasformazione, quindi non ci trovo nulla di male in quella cosa. Ma il problema non è questo, il problema è che quelle forme sono state disegnate per produrre un immaginario che producesse una nuova società, mentre Kula le ha utilizzate per avvalersi di questa società per dargli una maschera. E dare, e quindi in qualche modo non è tanto il problema che chi se ne frega, io dico chi se ne frega, se non fosse che su questa operazione si sono formate generazioni di architetti, e se non fosse altro, ancora più grave, è il fatto che ha fornito degli strumenti di emancipazione a un sistema coloniale del neoliberismo immensi. Proprio nella rapina del valore, cioè quello che fa, che sa fare il contemporaneo, è espropriare. Quindi io più che di scippo parlerei di espropriazione. Ma non perché è espropriazione delle forme, è proprio un'espropriazione del valore che quella cosa, cioè è un'espropriazione del senso che quella cosa vuole comunicare. Quindi in qualche modo è un ritorno all'ordine che Colas fa con l'augmented tool, come la chiamata, no? Dei toolbox, degli strumenti della... Ma anche il Turner Prize al gruppo Assemble, che è un gruppo di giovani architetti che fanno quello che voi facevate negli anni 90, con molta più leggerezza, anche con molta più voglia di fare ricerca, loro lo hanno trasformato in un linguaggio e ci hanno vinto il Turner Prize, che sono bei soldoni. Quindi, ed è uno dei più importanti premi artistici al mondo, no? Cioè, quindi comunque anche quando tu comunque cerchi di fare un lavoro sul campo, un lavoro di traduzione, alla fine la società, il mondo funziona così, cioè tutto quello che succede viene fagocitato e rimasticato da qualcun altro e poi diventa, cioè il Prince che è stato dato da un architetto che con i soldi delle compagnie petrolifere ha costruito Elemental Cile, le case autocostruite che costruito con i soldi delle compagnie petrolifere, eccetera, eccetera, e vince il Pritzker per... con Harvard dietro, con i edifici fatti di... con l'Opus Dei, con tutto qua. Allora, siccome tutto diventa linguaggio, cioè, a quel punto, no? Nel senso, noi abbiamo fatto una scuola, una piccola scuola, cioè, abbiamo fatto un milione di progetti, 30.000 cose, 30.000 concorsi, poi un progetto che è stato, l'unico progetto che è stato strapubblicato perché era un progetto a cui noi siamo legati, perché era un progetto non profit e tutto quanto, però è stato poi alla fine un progetto
che era una scuola per i bambini afghani, erano bombardati, era stata fatta in una scuola in memoria della giornalista italiana uccisa. Cioè, non è un progetto che ha avuto successo perché è stato, non per quello che ha rappresentato realmente, secondo me, o perché era anche un progetto interessante, però perché poi è stato modificato dall'interpretazione delle persone, perché poi appunto è un progetto buonista, un gruppo d'architetti, si è messo insieme, ha fatto la cosa. Allora, quello a me dà fastidio, è logico, però io ho fatto il mio dovere, ho fatto il progetto, sono felice di aver fatto quel progetto, mi sono divertito con gli amici a fare un progetto di architettura, che poi quel progetto ha vinto premio, ha fatto le cose. Aspetta, non so di scegliere quel dovere, diventi incrocio, perché io... No, la differenza... Ma quello è perché io, non è che la disciplina è il dovere, cioè quello è il mio mestiere, cioè io faccio quello, mi diverto a fare quello, non lo vedo nemmeno come un mestiere, non lo vedo come una disciplina, è un divertimento per me. Quindi... se riesco pure a camparci divertendomi, è il mistero migliore del mondo. Faccio il massimo rispetto. E quindi, secondo me, il problema è che purtroppo oggi bisogna trovare, bisogna essere forti da creare un progetto che resista a questa... Come fai? Stando lì, nel senso, cioè, essendo presente nel... Abbiamo lo stesso problema, cioè, siamo d'accordo che il problema è questo. No, il problema è quello, il problema io sono... Sul vostro discorso. Posso raccontarvi, Corviale, il progetto che abbiamo appena fatto con Lorenzo, con Luca La Torre di M-A-Zero, con Adi Suffix, che è un gruppo di più piccoletti, eccetera. Allora, perché lì ci siamo posti, cioè come, perché Corviale lo conosciamo, cioè, abbiamo passato 10 anni, esce fuori il concorso che è finito da poco. Sì, bisognerebbe aprire il bagno che sta qui, che è chiuso a casa. Vabbè. Tutta sta birra che ci manda. Allora, abbiamo fatto il progetto. Condizioni nella relazione. Condizione necessaria e sufficiente. Forse no. Perché questo progetto si è realizzato è che noi, cioè che il gruppo di progettisti si installi lì, cioè la prima azione che tu devi fare è stare là, cioè tu non puoi disegnare una scuola in cui il tuo progetto si ferma al progetto, nel senso di disegno, che qualcun altro costruirà, che qualcun altro gestirà, cioè se vuoi che quella scuola funzioni in un certo modo tu devi stare lì sul campo e fare in modo che quello spazio si attivi, lo spazio in sé, cioè non il tuo disegno venga realizzato come tu l'hai pensato, ma che funzioni come tu. Quindi secondo te Aldo Manetti si è fatto 1500 playground in giro per l'Olanda tutti i giorni con i bambini lì senza produrre qualità? Ma secondo me studio e ha prodotto qualità. Massimo rispetto. Però erano... Se tu lo vuoi fare, ma forse devi liberi di farlo. Però il problema è che io credo che gli altri possono scegliere altre modalità. Sì, e la qualità dell'intelligenza dell'uomo va messa nel piatto della bilancia. Ma sto dicendo che ti sbagli, che non devi fare qualcosa. Ma ti pare che io c'ho dei figli, ti pare che passo 2 anni in Afghanistan con i mattoni e fare rosetti da una scuola, ma io ho la mia vita, le mie cose. Questa non è una missione. Invece è una missione. Cioè la trasformazione dello spazio, secondo me tu la devi fare in giro. Cioè è anche qualcosa di molto più tranquillo. Cioè, anche fosse la cosa più sofisticata dell'uomo, l'espressione massima dell'uomo. Tu dici io faccio dei disegni, qualcuno li realizza, mi danno dei soldi per farli e poi passo un altro progetto. Aspetta, solo che i soldi erano insieme. Però soldi per disegnare così lo possiamo anche fare. No. È evidente che non è così, perché io nasco la mattina e faccio 150 miliardi di cose intorno a quello che tu dici che sei consolo. Io non faccio un cazzo invece. Perché non è l'Italia, cioè noi nel 2007, chi ci ha dato fuoco alla casa, quando è venuta le forze di sicurezza alla Vigos a dire che è bruciata per un temporale, che sembrerebbe un fulmine durante un temporale, quando pioveva di rotto, allora è uscito poi dopo qualche anno una questione che si chiama mafia capitale.
questa questione non è risolta, gestisce i campi propri di questo paese, e questa roba, questa roba qua è quella che ci ha portato al conflitto non consumato, perché poi tu mi hai detto che non era consapevole, e io lo accetto, ma qualcuno di voi l'aveva saputo, nel 2007 l'ultimo commessa pubblica in questo paese, in questa città, è la Notte Bianca, Piazza Capranica, dove noi proponiamo di fare 50 letti per riposarsi durante la Notte Bianca con 50 donne rom che ti raccontano le storie, e ci viene rifiutato il progetto. In un peso che l'avete fatto molto. Ora che però se portavate le donne rom poteva funzionare così. Non è forse solo una coincidenza. Non è solo una coincidenza. Anche se diciamo non è progettata con coscienza. È stata una le motivazioni del rifiuto dell'amministrazione qual è? No, noi le donne rom non sono donne europee, ma non sono l'Unione Europea, e noi abbiamo portato il panorama delle donne non europee, questa è solo l'ignoranza. Sarò per 10 giorni di consultazione. Il no viene dal gabinetto del sindaco, che all'epoca è Odeven, ragazzi, perché queste cose siano chiare. E quindi noi, dei nostri amici in Austria che siamo andati a trovare adesso, fanno progetti, realizzano, fanno playground, ma vivono in una società diversa dove 500 milioni di euro, un'intera università con 10 edifici, con uno che è due volte il maxi fatto da Zalito, che è anche bellissimo, e tutto quello. Allora noi non viviamo questa dimensione, cioè noi non ci rendiamo conto che questa non è una società civile e democratica, non possiamo permetterci di contenerci all'interno. Io vorrei tantissimo. Il progetto di Corviale è un rinnovato per l'età tentativo di riproporsi a un dialogo istituzionale. Noi abbiamo interrotto un dialogo istituzionale in quell'operazione, cioè abbiamo pure questionato fra di noi, ci siamo riversati addosso la responsabilità di qualcosa che poi abbiamo capito era ben più grosso di noi, sui quali invece questo paese ancora non ha voluto fare chiarezza e non sta facendo chiarezza. Campo, a space to debate, study and celebrate architecture.